Allora, dunque, venerdì mattina alle 8:30 avevamo un incontro con l'azienda, con il numero 2 della Reherte di Belgio. L'incontro è stato breve, con 3 slide ci hanno liquidato dicendo che non eravamo produttivi, eravamo un sito in perdita, non avevamo più ragione di essere aperti e quindi di lì a 75 giorni lo stabilimento sarebbe stato chiuso. Questo per noi è stato inaccettabile alla fine della riunione. Siamo scesi in reparto, con un veloce giro di passaparola abbiamo fermato lo stabilimento, messo in sicurezza tutti i forni e siamo messi qui in assemblea permanente, in sciopero, per sentire anche quello che si poteva fare e la lotta da portare avanti. Loro sono andati via come dei briganti, come fanno ladri, proprio testa bassa. Allora, siamo qua a cercare di mantenere il nostro posto di lavoro, a lottare per il nostro posto di lavoro. Siamo tutte persone qua dentro con la schiena dritta. Non siamo certo noi quelli che siamo scappati come più file dei vigliacchi. Per noi questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Questo fa sempre comodo, quando c'è la solidarietà da parte della gente ti dà forza per lottare e per rimanere insomma, sul pezzo così. Ora metteremo in campo insieme, meditiamo quali sono le attività più opportune, perché in questo momento qui è impensabile sbagliare un colpo e muoversi nella direzione sbagliata. Pronte il cancello di un'azienda che è una delle 100 aziende di una multinazionale belga che si chiama Bekaert, multinazionale che ha il monopolio di questo prodotto. Questo è un prodotto che è la cordicella che va dentro il pneumatico della macchina, quindi la rete metallica che sostanzialmente dà consistenza e forza al pneumatico. È un prodotto altamente tecnologico perché incide sia il peso dell'acciaio ma anche la capacità di flessibilità e di sollecitazione di stress sulla gomma, quindi non è proprio un prodotto banale. Lo viene fatto da 70 anni, prima era Pirelli, fino a 5 anni fa era Pirelli, è un prodotto altamente tecnologico. Cosa succede? Bekaert nel 2010 decide di chiudere i 3 stabilimenti belgi, proprio che erano in Belgio, con 1.000 dipendenti e progressivamente acquistare Cagliari, Figline e la Spagna, in un processo di spostamento della produzione nei paesi del sud dell'Europa del Sud. Con lo stesso meccanismo hanno cominciato a potenziare la Slovacchia, 2 stabilimenti, e la Romania, perché nel piano dell'azienda è quella poi di chiudere, come purtroppo hanno fatto prima Figline e probabilmente anche Spagna e Cagliari, a favore della Romania e della Slovacchia. Io sono andato come FIOM CGIL in Europa 20 giorni fa a Bruxelles per capire che il Parlamento europeo, se l'antitrust che intervenne nel 2014 ci fossero stati, a me mi auguravo ci fossero dei vincoli. Abbiamo controllato, visionato e studiato le carte. Purtroppo l'antitrust è l'unico vincolo che è ammesso nell'accentramento di un unico prodotto, di un soggetto, quindi per
mettere un monopolio in Europa è quello della produzione nei perimetri europei. Romania e Slovacchia sono per l'appunto dentro la comunità europea, il problema è che un lavoratore rumeno guadagna 250 euro in mese e un lavoratore slovacco 320. Quindi qui stiamo chiudendo in maniera violenta, per come è avvenuta, a fronte non di un prodotto che non si fa più, ma a fronte di un prodotto che è stato deciso di fare da un'altra parte. 36.000 tonnellate di prodotto che venivano fatte e che erano assegnate a questo stabilimento, di farle in Romania. Quindi siamo di fronte a un attacco violento di chi ha una concezione di fare le cose che è quella di arrivare, consumare, bruciare e andarsene. Oltretutto, se questo avvenisse, e noi martedì al Ministero chiederemo la riapertura immediata dell'azienda, la rimessa in marcia dell'azienda e alternative ritirando la procedura di cessazione dell'attività, sarebbe, oltre all'impatto occupazionale, perché 318 persone ci lavorano direttamente, ma con l'indotto si arriva a 450 in un territorio come quello di Figlini, dove già la crisi ha colpito in maniera significativa, significherebbe anche bonificare una struttura come quella che ho alle spalle, che non è una cosa banale e soprattutto sarebbe a carico della collettività. Quindi un dramma dal punto di vista sia sociale, occupazionale, ma anche ambientale. Quindi alta l'attenzione, alta la lotta, e non faremo nemmeno un millimetro di passo indietro.